Ciao, oggi nuovo video tutorial di orecchini al lupo. Spero che si veda bene. Oggi c'è un tempaccio, quindi c'è poca luce. È realizzato con delle Super Duo e con delle Rocaille. Questo è un orecchino da poter essere indossato solamente in questo modo, oppure mettendo un 8-0 o facendo un cappietto sotto, si può aggiungere ad un'altra realizzazione, come ho fatto io nell'orecchino che vi mostrerò. Questo tutorial è già su un altro mio video, però si trova alla fine del tutorial e quindi ho voluto realizzarlo come un unico tutorial. Quello che faremo sarà questa colorazione con il perno color oro. E ora vi elenco il materiale e andiamo con la lavorazione. È semplicissimo ed è comunque una bella creazione. Avremo bisogno del filo sonoco, due colorazioni di Super Duo, poi naturalmente vi metto il nome delle Super Duo nell'info box, vi faccio vedere. Quindi sono di questa colorazione rosso, ce ne serviranno 6 per un paio di orecchini, e di quest'altra colorazione ce ne serviranno 2, 4, 6, 12 per un paio di orecchini. Solo 6 perché uno è già fatto. Un perno con la base piatta da 6 mm, anche 5 va bene lo stesso. Io lo userò color oro, delle Rocaille 15-0 della Miyuki e delle Rocaille sempre della Miyuki color oro 15 e 11.0. E se dovremo usarlo per agganciare un'altra lavorazione sotto, una 8.0 per ogni orecchino. Quindi procediamo con il tutorial. Dovremo iniziare in questo modo: prendere una Super Duo di questo colore, una rossa, una di questo colore, di nuovo una di questo colore, una rossa, una di questo colore, nuovamente questo colore rosso, questo colore. Questo sarà l'inserimento tra due di un altro colore. Ci deve essere una sola del colore che useremo dopo. Quindi porto tutto giù nel filo, rientro dalla parte opposta in tutte le Super Duo e faccio 3 nodi tra i due fili. Fatto i nodi, mi sposto con il filo, esco da una di quelle rosse e salgo nel foro superiore della Super Duo. Prendiamo una 11.0 e vado in quella rossa dopo. Ricordiamo che sono 3 quelle rosse, altra 11.0 e vado in quell'altra rossa, altra 11.0 e mi inserisco in quell'altra rossa, foro sempre superiore, e tiro il filo, mi porto al centro queste Super Duo. Ora nel ripassare, perché ripasseremo in queste, io già sto ripassando per fermare meglio le Super Duo con le 11.0. Bene, per stringere meglio prendiamo una 15.0 del colore rosso e vado nella 11.0 e tiro bene il filo, ancora un 15.0 e vado nella Super Duo,
questo modo, 15 0 e vado nella 8 0 eccetera, facciamo il giro e ripassiamo bene. Quindi, fatto questo, esco dalla Super 2, mi inserisco nel foro sottostante della Super 2 ed esco da quest'altra Super 2, sempre foro sottostante. Ora prendiamo una 11 0 e mi inserisco sempre nel foro sottostante della Super 2. Quindi tra le Super 2 dovremo inserire una 11 0. In questo modo. Continuiamo ancora. Inserire altre due. Quindi questo è quello che avremo. Ripassiamo nell'inserimento delle 11 0, esco dalla 11 0, quella dove abbiamo la coppia delle Super 2, intendo che non gira quella rossa, quindi questa. Prendiamo sul lago 5 rocaille 15 0, mi inserisco in questa 11 0 saltando questa, mi inserisco in quest'altra. Ora inseriremo il perno, quindi altre 5 15 0 e 5 e vado sempre saltando questa, mi inserisco in questa 11 0. Un'altra volta, quindi 5 15 0 e vado in questa 11 0. Vado nella terza rocaille delle 5. Prendo una 11, prendo il mio perno, lo inserisco dentro. Tiriamo, allora avendo la 11 0 mi inserisco nella 15 0 centrale delle prossime 5. Dobbiamo inserire tra le rocaille centrali delle 5 una 11 0, quindi ancora inserisco qui, prendo un'altra 11 e vado in questa. E ora dobbiamo ripassare e stringere, quindi ripassiamo nelle 11 che abbiamo inserito vicino alle 15 e poi negli archetti che abbiamo fatto. Una volta ripassato, ecco quello che avremo, perfettamente incastonato il nostro perno. Quindi ora sto uscendo dalla 1-11-0, prendiamo sul lago una 15-0 di quelle rosse, una 15-0 oro e mi inserisco nel foro superiore della Super 2 che troviamo vicino. Nuovamente una 15-0 oro, una rossa e vado nel foro della 15 0 dopo e ripetiamo così tutto intorno. Quindi ancora oro, rossa, 11 0,
rossa, oro, faremo questo lavoro tutto intorno e dopo naturalmente ripasseremo in quello che abbiamo appena inserito. Credo che non sia difficile e ha comunque un bel effetto. Ora io ripasso e ci vediamo dopo. Ecco qui il nostro orecchino. Se volete usare questo perno per agganciare sotto un'altra lavorazione, appena cominciate il ripasso, nello spazio più stretto, quindi tra le due super due coppia, dove non c'è l'altra che abbiamo girato da questa parte, uscendo dalla 15.01, prendiamo una 8.0 e ci inseriamo dentro la 15.0 oro uguale e continuiamo il giro in modo da quando abbiamo finito il giro da poter ripassare un'altra volta in questa 8.0. Qui nella 8.0 possiamo inserire un anellino per agganciare l'altra lavorazione. Se non ci serve e vogliamo fare solo questo modulo, questo sarà il risultato. Bene, io ho terminato, ho fatto dei nodi con il filo e ho tagliato il filo e quindi il mio orecchino è terminato. È tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, e condividete se volete. E spero di vederne realizzati tantissimi, visto che le Super Duo non sono delle perline nuove, ma perline molto vecchie. E quindi penso che tutti li abbiate. Se fate uno dei miei lavori, mi piacerebbe vederli. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao!